Epistola di Paolo Apostolo agli Efesini, capitolo primo. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso e ai fedeli in Cristo Gesù. Grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signor Gesù Cristo. Benedetto sia l'Iddio e Padre del nostro Signor Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti d'ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, siccome in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figliuoli, secondo il beneplacito della Sua volontà, all'ode della gloria della Sua grazia, la quale Egli ci ha largita nell'amato Suo. Poiché in Lui noi abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, la remissione dei peccati, secondo le ricchezze della Sua grazia, della quale Egli è stato abbondante in verso noi, dandoci ogni sorte di sapienza e di intelligenza col farci conoscere il ministero della Sua volontà giusta, il disegno benevolo che Egli aveva già prima in se stesso formato, per tradurlo in atto nella pienezza dei tempi, e che consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli, quanto quelle che sono sopra la terra. In Lui, dico, nel quale siamo pur stati fatti eredi, a ciò predestinati conforme a proposito di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà, affinché fossimo all'ode della sua gloria, noi, che per i primi abbiamo sperato in Cristo. In Lui voi pure, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, in Lui, avendo creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Perciò, anch'io, avendo udito parlare della fede vostra nel Signor Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non resto mai dal rendere grazie per voi, facendo di voi menzione nelle mie orazioni, affinché l'Iddio del Signor nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui, ed illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza Egli v'abbia chiamati, quale sia la ricchezza della gloria dell'eredità dei santi e qual sia verso noi che crediamo l'immensità della sua potenza, la qual potente efficacia della sua forza egli ha spiegata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato e autorità e podestà e signoria ed ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello a venire. Ogni cosa egli ha posta sotto ai piedi e l'ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Efesini, capitolo secondo. E voi pure ha vivificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, al quale un tempo v'abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della podestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi tutti pure, immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti altra volta obbedendo alle voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo per natura figliuoli d'ira come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati in Cristo, egli è per grazia che siete stati salvati. E ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù per mostrare nell'età a venire l'immensa ricchezza della Sua grazia nella benignità che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Poiché Egli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede e ciò non vien da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù d'opere affinché niuno si glori.
perché noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Perciò ricordatevi che un tempo voi, gentili di nascita, chiamati i non circoncisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono nella carne per mano d'uomo, voi, dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che già eravate lontani siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo, poiché è Lui che è la nostra pace, Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo ed ha abbattuto il muro di separazione con l'abolire nella sua carne la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, a fin di creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo facendo la pace, e a fin di riconciliarli ambedue in un corpo unico con Dio mediante la sua croce, sulla quale fece morire l'inimicizia loro. E con la sua venuta ha annunziato la buona novella della pace a voi che eravate lontani e della pace a quelli che erano vicini, poiché per mezzo di lui e gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Voi dunque non siete più né forestieri né avventizi, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, essendo stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Ed in Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire di dimora a Dio per lo Spirito. Efesini, capitolo 3. Per questa cagione io, Paolo, il carcerato di Cristo Gesù per voi gentili, poiché senza dubbio avete udito di quale grazia Dio mi abbia fatto dispensatore per voi, come per rivelazione mi sia stato fatto conoscere il mistero, di cui più sopra vi ho scritto in poche parole, le quali leggendo potete capire la intelligenza che io ho del ministero di Cristo, il qual ministero nelle altre età non fu dato a conoscere ai figliuoli degli uomini nel mondo che ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui. Vale a dire che i gentili sono eredi con noi, membra con noi d'un medesimo corpo, e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante l'Evangelo, del quale io sono stato fatto ministro in virtù del dono della grazia di Dio largitomi secondo la virtù della sua potenza. A me, dico, che sono da meno del minimo di tutti i santi, è stata data questa grazia di recare ai gentili il buon annunzio delle non investigabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin da più remota età nascosto in Dio, il Creatore di tutte le cose, affinché, nel tempo presente, ai principati e alle podestà nei luoghi celesti, sia data a conoscere per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio, conforme al proponimento eterno che Egli ha mandato in effetto nel nostro Signore Gesù Cristo, nel quale abbiamo la libertà d'accostarci a Dio con piena fiducia mediante la fede in Lui. Perciò io vi chiedo che non veniate meno nell'animo a motivo delle tribolazioni che io patisco per voi, poiché esse sono la vostra gloria. Per questa cagione, dico, io piego le ginocchia dinanzi al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, perché gli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, d'essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, affinché, essendo radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi qual sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza,
affinché giungiate ad essere pieni di tutta la pienezza di Dio. Or a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente al di là di quel che domandiamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Efesini, capitolo 4. Io dunque, il carcerato nel Signore, vi esorto a condurvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con longanimità, sopportandovi gli uni gli altri con amore, studiandovi di conservare l'unità dello Spirito col vincolo della pace. V'è un corpo unico ed un unico Spirito, come pure siete stati chiamati ad un'unica speranza, quella della vostra vocazione. V'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un Dio unico e Padre di tutti, che è sopra tutti, fra tutti e in tutti. Ma a ciascun di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono largito da Cristo. Egli è per questo che è detto salito in alto, egli ha menato in cattività un gran numero di prigioni ed ha fatto dei doni agli uomini. Or questo è salito, che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli, affinché riempisse ogni cosa. Ed è lui che ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, gli altri come pastori e dottori, allo scopo del perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, affinché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del figliuol di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma che, seguendo verità in carità, noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da Lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture trae il proprio sviluppo nella misura del vigore d'ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Questo dunque io dico ed attesto nel Signore che non vi conduciate più come si conducono i pagani nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'induramento del cuor loro. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza, fino a commettere ogni sorta di impurità con insaziabile avidità. Ma quant'è a voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo? Seppur l'avete udito ed in Lui siete stati ammaestrati secondo le verità che è in Gesù, avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, ad essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato all'immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli un degli altri. Adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti mai sopra il vostro cruccio, e non fate posto al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma s'affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, onde abbia di che far parte a colui che ha bisogno. Ni una mala parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete alcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. E non contristate lo Spirito Santo col quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Sia tolta via da voi ogni amarezza, ogni cruccio ed ira e clamore e parola offensiva, ogni sorta di malvagità e di malignità.
siate invece gli un verso gli altri benigni, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Efesini, capitolo 5. Siate dunque imitatori di Dio, come figliuoli suoi diletti, e camminate nell'amore, come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta sacrificio a Dio, qual profumo d'odore soave. Ma come si conviene a dei santi, né fornicazione, né alcuna impurità, né avarizia, sia neppur nominata fra voi, né disonestà, né buffonerie, né facezie scurrili, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto rendimento di grazie, poiché voi sapete molto bene che niun fornicatore o impuro o avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Niuno vi seduca con vani ragionamenti, poiché è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Non siate dunque loro compagni, perché già eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Conducetevi come figliuoli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà e giustizia e verità, esaminando che cosa sia accetto al Signore. Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, anzi, piuttosto, riprendetele, poiché egli è disonesto pur dir cose che si fanno da costoro in occulto, ma tutte le cose, quando sono riprese dalla luce, diventano manifeste, poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Perciò dice, risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Guardate dunque con diligenza come vi conducete, non da stolti, ma da savi, profittando delle occasioni, perché i giorni sono malvagi. Perciò non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. Non vi inebriate di vino, esso porta alla dissolutezza, ma siate ripieni dello Spirito, parlandovi con salmi ed inni e canzoni spirituali, cantando e salmeggiando col cuor vostro al Signore, rendendo del continuo grazie ad ogni cosa a Dio e Padre, nel nome del Signor nostro Gesù Cristo, sottoponendovi gli un agli altri nel timore di Cristo. Mogli, siate soggette ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, egli, che è il Salvatore del corpo. Ma come la Chiesa è soggetta a Cristo, così debbono anche le mogli essere soggette ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, affin di santificarla dopo averla purificata con lavacro dell'acqua mediante la parola, al fin di far egli stesso comparire dinanzi a sé questa Chiesa, gloriosa, senza macchia, senza ruga, o cosa alcuna simile, ma santa e irreprensibile. Allo stesso modo anche i mariti debbono amare le loro mogli come i loro propri corpi. Chi ama sua moglie ama se stesso, poiché niuno ebbe mai in odio la sua carne, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa, poiché noi siamo membra del suo corpo, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diverranno una stessa carne. Questo mistero è grande, dico questo, riguardo a Cristo e alla Chiesa, ma d'altronde anche fra voi, ciascuno individualmente, così ami sua moglie come ama se stesso, e altresì la moglie rispetti il marito. Efesini, capitolo 6. Figliuoli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre, è questo il primo comandamento con promessa, affinché ti sia bene e tu abbia lunga vita sulla terra. E voi, padri, non provocate ad ira i vostri figliuoli,
ma allevateli in disciplina e in ammonizione del Signore. Servi, ubbidite ai vostri signori secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del cuor vostro, come a Cristo, non servendo all'occhio come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, facendo il volere di Dio d'animo, servendo con benevolenza, come se serviste il Signore e non gli uomini, sapendo che ognuno, quando abbia fatto qualche bene, ne riceverà la retribuzione dal Signore, servo o libero che sia. E voi, signori, fate altrettanto rispetto a loro, astenendovi dalle minacce, sapendo che il Signor vostro è loro e nel cielo, e che dinanzi a Lui non v'è riguardo a qualità di persone. E del rimanente, fortificatevi nel Signore nella forza della sua possanza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, onde possiate star saldi contro le insidie del diavolo, poiché il combattimento vostro non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le podestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò, prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e, dopo aver compiuto tutto il dover vostro, restare in piè. State dunque saldi, avendo presa la verità a cintura dei fianchi, essendovi rivestiti della corazza della giustizia e calzati i piedi della prontezza che dà l'Evangelo della pace, prendendo oltre a tutto ciò lo scudo della fede, col quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, orando in ogni tempo per lo Spirito con ogni sorta di preghiere e di supplicazioni, e da questo vegliando con ogni perseveranza e supplicazione per tutti i santi, ed anche per me, acciocché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero dell'Evangelo, per il quale io sono ambasciatore in catena, affinché io l'annunzi francamente come conviene che ne parli. Or, acciocché anche voi sappiate lo stato mio e quello che io fo, Tichico, il caro fratello e fedel ministro del Signore, vi farà saper tutto. Ve l'ho mandato apposta affinché abbiate conoscenza dello stato nostro ed ei consoli i vostri cuori. Pace ai fratelli e amore con fede da Dio Padre e dal Signor Gesù Cristo. La grazia sia con tutti quelli che amano il Signor nostro Gesù Cristo con purità incorrotta.